Ciao ragazzi, sono Mitch25, siamo qui su Formula 1 2016. Lo dico sempre in ritardo, non so perché. Allora, cerchiamo di fare ritmo qualifica, perché quello lì non l'abbiamo proprio fatto, l'abbiamo fatto proprio malissimo. Proviamo a fare sto ritmo qualifica, ma la vedo male, la vedo con ritmo qualifica proprio. Vabbè, comunque ho le gomme buone, quindi potrei spingere un po' di più. Però non mi sento benissimo nelle curve, alcune frenate le sbaglio in pieno. Soprattutto sti muri vicini a me non mi piacciono. Io sono da piste larghe, sono dove posso un po' variare. Comunque sapete che queste gomme sono fenomenali. Le gomme più belle del mondo sono queste rosse. Vabbè che sono super morbide, quindi è ovvio. Però sono veramente carine. Lo vedi qua che arrivo a 360? Io pensavo di non arrivarci, invece sì, ci arrivo tranquillo, ci arrivo. C'ho mezzo secondo di ritardo. Bene. Che bello avere mezzo secondo di ritardo. Però la macchina, sapete, con le gomme così è veramente fantastica. Cioè, io la vorrei sempre così, la vorrei. Qua ho sbagliato anche la frenata, ho sbagliato, vabbè. Vabbè che abbiamo tre giri, dai. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare un corno, ce la possiamo fare. Dove vogliamo andare con sto ritmo? No, è che io di solito il primo giro lo sbaglio sempre, perché devo capire bene le gomme. Vedi qua, non gira. Arriva lunghissima. Se io freno là sul rosso, non ce la faccio mica, non ce la faccio. Ok, andiamo così. Perfetto. Mettiamoci questo qui, va, che voglio vedere come sono le gomme. Le gomme stanno benino, non sono malissimo. Evito di consumarle. Evito di consumarle. Io qua preferisco la seconda, l'ho già detto. Io in questa. Qua lui mi dice di usare la terza, ma io preferisco di andare di seconda. Mi sento la macchina più reattiva. Invece quando faccio la terza la macchina va troppo. Va strana. Mamma mia, non riuscivo a girare. Che qui tutte ste cazze di curvette sono stranissime. Cerchiamo di non usare i cordoli e cerchiamo di non consumare troppo le gomme in questo giro qui finale. In questo giro finale del ritmo qualifica, nel primo giro finale. Non mi sento benissimo. Devo essere onesto. La macchina c'è, però non sono bravissimo io a fare questo tracciato. A me me lo dici? Ti pensi che io non vorrei spingere un po' di più? Ma se spingo un po' di più vado a fare i frontali contro i muri. Ok, dietro c'è qualcuno che mi tartassa. Si sta prendendo pure la scia, si sta prendendo quel bastardo. Boom, lo sapevo io che prendevo il muro. Sti cazzi di muri li hanno messi proprio in mezzo alle palle. Scusi. Stai bene? Dimmi che sei tutto intero. No, non sono tutto intero. Quello. Vabbè che l'ho un po'. Allora, facciamo una cosa. Premiamo X. Torniamo ai box. Perché non è andata benissimo sta prima uscita. È difficilissimo fare questa cosa qui. Io sarei quasi quasi tentato di mettere difficoltà maestro. Cioè, dall'ultimo aggiornamento hanno fatto difficile, maestro. No. Esperto, maestro, leggenda definitiva. Io vorrei scendere di una tacchetta. Hanno messo una cosa in più. Facciamo gestione gomme, va. Ritmo di qualifica, avvertimento. Tante macchine in pista. Sì, non ti preoccupare. Tempo rimanente sufficiente per completare un giro. E allora fai a nulla, scusa. Fai a nulla, andiamo in P2. Solo che in P2 mo sarà un casino. Non ci voleva questa. Perché in P2 piove. Vai alla fine della sessione, sì. P2 mo sarà acqua. Avanza. Però non è vero, c'è il bel tempo. Come è fatta arrivare st'acqua? Lui diceva acqua, però secondo me non è vero. Ok, perfetto. Vai al computer e vai alla sessione. Vai alla prova libera 2, sì.
Non riesco a fare bene, non riesco. Oh, vedi qua, c'è scritto acqua, no? Io quasi quasi scendo così, scendo. Fammi capire. Panoramica, acqua, acqua, acqua. Ma porca mignotta. Quindi se volessi fare gestione gomme, mi darebbe l'intermedia. E facciamo gestione gomme con l'intermedia, vediamo un po' quello che mi dice. Ma penso sia impossibile, perché comunque dovrei modificare l'assetto. No, così non si può. Dobbiamo andare subito alla P3. Proviamo a fare un giro, vediamo come si comporta la macchina. Però così non si può proprio, eh. Peraltro io qua non avrei messo intermedia, avrei messo proprio la gomma da bagnato. No, sì, ciao belli. State scherzando, state. Torno al garage. Così non si può fare niente. No, è che ora mi viene il dubbio. Non è che al sabato infosessione, alla domenica piove. Attiva meteo, P3, qualifica. La domenica è un po' pericolosa perché c'è scritto che Ok, potrebbe queste sessioni piovere. dobbiamo completare almeno un programma usura gomme per almeno una mescola. Possiamo ottenere informazioni importanti riguardo a strategie e sviluppo Che cavolo dell'impianto. vuoi ottenere? Allora, facciamo una cosa. Proviamo a scendere con l'intermedia e cambiamo però il nostro assetto. Mettiamo quello normale, il predefinito 3. Ok? Mettiamo questo. Proviamo a scendere adesso. Infosessione. Gestione gomma, andiamo con l'intermedia. Giro veloce, sì, giro veloce perché non c'ho tempo da perdere. È un po' un problema perché adesso con quel cavolo di sistema lì la macchina mi sembra più stabile perché comunque l'abbiamo un po' caricata, abbiamo aggiunto della portanza, della deportanza. Ma se tu dici che andiamo sul sicuro mi fido, però non mi fiderei tantissimo di te. Ok, stiamo in traiettoria. Usiamo meno la potenza del motore. Comunque non si può aprire neanche il DRS. Però dai, potremmo gestire bene le gomme. E potrebbe servirci per la domenica. Per questo sto facendo sta cosa qui. No, perché sono andato così lungo? Scusa. Ho completamente cannato la frenata. Vai così. Ho completamente sbagliato con la frenata, eh. Ho sbagliato in pieno. Allora, freniamo bene. Dov'è che devo frenare? Io frenerei qui. Sì, ma non gira per niente la macchina, scusi. Non gira e non frena. Quello è il mio problema. Almeno frenasse. No, lo vedi qua, se ne va a cazzo proprio. Cos'è successo? Tua sorella è successa. Come si fa in queste condizioni? Torniamo al garage, scusi, mi dia la gomma giusta, mi dia la gomma da bagnato. Lui dice che va bene in intermedia, ma secondo me l'intermedia non va bene. Lui può dire quello che vuole. Gestione gomme, ma io il pilota sono io, dammi da bagnato. Come non disponibili da bagnato? Con tutta l'acqua che viene non è disponibile. Allora devo caricare ancora di più la macchina. Assetto. È perché è tutto bagnato, Ehi, eh. ascolta. Al primo giro c'è quasi subito la curva 1, ma il rettilineo principale è molto Va lungo. bene, dimmi. Controlla Io quando parti. Appena superi la linea metto segna come predefinito inizi il colpo di 1. frenata. Cerca di guidare con molta precisione. Sì, non ti preoccupare. Attenzione. Facciamo infosessione, facciamo gestione gomme con l'intermedia. Vediamo così, caricandola al massimo, la macchina dovrebbe essere piantata per terra. Non me la sento per più, non me la sento. Mi sentivo la macchina perfetta. Era la macchina ideale per me con quell'assetto lì. Potevo anche tentare col 5, ma non c'è niente da fare. Io sono uno dei più sfigati. Sempre acqua, guarda. Guarda quanta acqua che c'è qui. Qui devi lasciare tantissimo, devi lasciare. Lo dico anch'io che sono difficilmente prevedibili. Guarda qui quant'acqua che c'è. Dammi quelle da bagnato, no? Secondo me vi drogate. Voi vi drogate proprio seriamente. Qui ho perso 30 km orari minimo. Ok, tocchiamo qui il cordolo. Mettiamo subito le marce e cerchiamo di mantenere bene la macchina, perché questa qui ci serve per domenica, eh. Se domenica troviamo l'acqua, siamo abituati così. Ok, va bene. Ci sta. La macchina è molto più lenta, meno reattiva, perché comunque piove.
Che vediamo di... Se piove, piove. Se piove non ci posso fare niente. Si guida completamente diverso sull'acqua, voi lo sapete. Ok. Mettiamo la seconda, qui non gira la macchina. Completamente se ne va all'aceto proprio. La macchina non tiene la strada dritta neanche un secondo. Voi potete immaginare che fatica che sto facendo. E non posso neanche accelerare perché slitta subito, slitta. Qui si va di seconda, sì dai, andiamo di seconda. Ho deciso che vado di seconda, qui me ne frego di quello che dice il meccanico. Per me il meccanico, l'ingegnere può dire quello che vuole. Ma in pista ci sono io, ci sono. Allora, facciamo bene, cerchiamo di fare bene. Sì, ma si consumano tanto le gomme. Ok. 2 secondi e mezzo di ritardo. Vabbè, ho capito, ma c'è l'acqua. Che vi devo dire? Con tutta sta cazzo di acqua. Peraltro noi sull'acqua ci siamo sempre comportati bene. Quindi per me l'acqua è una manna dal cielo. Ok. Va bene così. Allora, per noi è importante l'acqua perché loro sull'acqua vanno veramente male. Facciamo passare Vettel. Mettiamoci scia, anche se ci alza un sacco di acqua lui. Ok, la staccata ce l'abbiamo buona. L'abbiamo fregato tantissimo in staccata. Quello che mi frega a me sono le curve. E le frenate, vedi qua, queste frenate... La macchina è andata completamente dritta, è andata. Avevo anche lasciato il coso, il freno per farla girare, perché certe volte... No, certe volte, voi dovete... andiamo più avanti. Dovete lasciare il freno per far girare la macchina. Se no non gira, siamo in Formula 1, quello è il problema. Ok. Metto la prima per errore. Ormai l'ho messa, ma la devo tenere. No, il tempo con queste gomme non riuscirò mai a farlo. Settima. Ok. Grazie. Bella notizia che mi dai. Allora, qui dobbiamo scegliere. Io lascerei questo assetto, che è quello più carico che abbiamo, perché poi la domenica se piove di nuovo siamo fregati. Ullala. Ma tanto non posso fare niente io. Che cavolo volete che faccia? Perché poi al sabato con questo assetto faccio fatica. Alla domenica dovrei trovarmi meglio rispetto agli altri. Ok, questa parte qui mi piace tantissimo, questa parte qui. Anche se la faccio malissimo. Ma chi se ne frega? Vedi qua, di terza mi parte tantissimo, di culo. La terza, tutte le marce sono maledette. Niente, mi fermo qui, tanto è inutile andare avanti. Io proverò poi a fare il P3. Noi ci vediamo domani con gara e qualifica e gara. Sto facendo fatica, sto facendo veramente troppa fatica. Ciao!